Buonasera. Questo è già il rec. Sì, vabbè, tanto non c'è di tutto. Come va? Bene, ciao. Questo. Sì. La mamma di Martella l'avete già incontrata durante la festa del Kodokan. Ah già, facciamo irruzione. Va bene. Abbiamo fatto irruzione. Va bene così. Qua la mia camera è divisa un po' le mie passioni, una è la Fiorentina. Sono abbastanza tifoso, mi piace seguirla da casa, mi piace molto andare tipo allo stadio così, perché anche magari i tifosi offendono parecchio, a me non è che mi garba tanto, mi piace vederla da casa. Tranquillo. E dall'altra parte il karate, ho messo un po'. Un paio di medaglie. Sì, un paio di medaglie, le foto quelle delle squadre, le gare più belle ci sono. Sarà a ottobre, presto la prossima gara a squadre, speriamo di fare bene. Queste due medaglie italiane, tutte uguali. Che sono quelle due campionati vinti con la squadra del con Kodokan. La squadra nostra del Kodokan giovanile. Eravate? Sì. Eravamo questo qua, queste due foto qua. Eravamo Peppa Librand, il nostro amico della Sicilia, il Pampa, io, Chuck, Michele Martina, un altro nostro amico pugliese, il Maro e Mirko Cantatore, sempre un altro pugliese. E ovviamente quelli che non sono della vostra palestra sono i prestiti. Sì, sono i prestiti, se posso prendere, ogni società prende 3 prestiti per fare la squadra, perché servono tutte le categorie di peso. Fiorentina e karate, le passioni di Stefano, che oltre a grandi amori ha anche un grande obiettivo: fare bene al campionato italiano a squadre. Per lui sarà un anno speciale, dato che con i 18 anni ha compiuto il salto da junior a senior. Ripetere i 2 ori conquistati nelle categorie giovanili non sarà semplice. Il passaggio junior senior è stato molto, molto difficile. Sinceramente, da quando sono diventato un senior, anche i risultati sono iniziati anche un po' più a scarseggiare. A parte l'Open in Toscana, che ho vinto, ho fatto una bella gara. Però quando si va in campo internazionale, a livello seniores si fa sentire. La differenza è tanta, ma Stefano vuole portare in alto il Kodokan e pensare che il giovane Martella con il karate aveva cominciato in un'altra palestra. Come ho iniziato? Allora, inizialmente non andavo al Kodokan Firenze, andavo in un'altra palestra. Siamo a Duyuhai, che è lì in Viale Talenti, dove abita Francesco. E facevo il karate tradizionale, Avevo il karate nero, non bianco. E un giorno Francesco venne a fare supplenza nella nostra, diciamo, palestra, che la maestra non poteva esserci, è venuto lui. E mi ha chiesto se volevo provare a venire al Kodokan, fare qualche lezione così, provare cos'era il karate sportivo. E sinceramente la cosa mi è piaciuta. E a quel punto ho deciso di iscrivermi al Kodokan. E da qui sono cominciate le gare, ho iniziato a conoscere i ragazzi e ormai sono affezionato, sono rimasto con loro. Il karate nero penso sia stato buttato via dalla mamma, che ero piccino ancora. Avevo 11 anni, non ho cominciato prestissimo come altri, però insomma comunque ero piccino. Quanto è cambiato per te il mondo del karate in quel passaggio lì, cioè andare da Francesco? È cambiato tanto, anche perché insomma la palestra era più lontana, quando ero più piccino mi doveva portare sempre il babbo, mi doveva sempre a riprendere mio babbo. E poi anche con impegno di tempo, perché prima andavo 2 volte in palestra, diciamo. Adesso inizio ad andarci tutti i giorni, che anche come impegno di tempo diventa più grosso, però sono contento così. Talmente contento da non sentire il peso di giornate lunghe e impegnative. Tra scuola e karate, infatti, il tempo per lo svago rimane poco. Anche perché questo, per Stefano, sarà un anno importante. E il passaggio alla categoria senior potrebbe essere il problema minore da affrontare. A volte, gli incontri sul tatami possono essere le sfide più semplici. La giornata tipo, vado a scuola, torno alle 2, sempre alle 2 pomeriggio. Mangio e poi chiamo un amico, si gioca un po' alla PlayStation. E poi vado in palestra. E allenamento? E allenamento. Si finisce alle 9 sono allenamenti. Verso le 10 sono a casa, mangio. E 11 e mezza a letto. Per un'altra giornata. Sì. Senti, per quanto riguarda la scuola, noi un po' l'abbiamo accennato. Non so quanta voglia hai di riparlarci. Vabbè. Però insomma, è successa questa cosa. Che... Io sono bocciato, andava male. E tanto adesso, il prossimo anno sta per cominciare. E si rifarà. Sei motivato comunque per... Sì, motivatissimo. Questo è Stefano, ma per raccontarvelo veramente appieno dovete capire che cosa è per lui il karate. Io so solo che quando sto con questi ragazzi e quando anche io mi alleno e basta, sto bene. Per me semplicemente è un modo di continuare a vivere. Giusto.
dagli atleti del Codogan, dai tuoi compagni di squadra, sei considerato l'Ironman della situazione. Sei quello che si allena forse più duramente, che mette grande attenzione non solo sull'allenamento tecnico e tattico, ma anche su quello fisico. Ci racconti un po' questa tua particolarità? Ma non lo so, è una cosa che mi piace, mi fa sentire bene allenarmi, che insomma mi piace sempre dare il massimo. Magari anche ogni qualche volta uno è un po' più stanco, così mi piace scherzare, anche magari per stimolarlo un po' di più ad andare avanti. Senti, fra l'altro so che hai una piccola palestra, diciamo, tra virgolette, sì. Proprio per... Sì, e se vuoi te la faccio vedere. Vediamo questa palestra dunque, dove sorge il mito della preparazione incessante di Stefano. E intanto parliamo anche un po' con la mamma. Io parto da una domanda, ho fatto un po' tutti i genitori del Codogan, ovvero come vi è venuto in mente di scegliere il karate come disciplina sportiva per il figlio? No, la scelta lui, è stata una scelta fatta da lui. Ha cominciato da piccolino, l'ho mandato via a nuoto perché doveva saper nuotare. Poi ha fatto una prova con il calcio ma non gli piaceva. Ha giocato a ping pong, era un campioncino ma niente. E poi siamo arrivati a questo karate. Proviamo, si disse. E allora adesso diventava un campioncino. Senti, tu non hai mai avuto paura un po' del fatto che era uno sport di combattimento? No, perché sempre abbastanza controllata la cosa. Bene, perché ci ritroviamo spesso anche senza l'obbligo di dover festeggiare i ragazzi e siamo tranquilli, siamo tutte persone della stessa età, diciamo, e ci troviamo anche bene insieme fra tutti quanti. Senti, l'impegno del karate per tuo figlio, secondo te, cosa vuol dire? Ah, vuol dire... Allora, innanzitutto, lui è contento, gli piace, per questo è positivo. Lo impegna tanto, forse un po' troppo. Che dire? Spero che però lo porti a diventare un vincente anche nella vita. Quando posso vado con loro e le seguo direttamente nel palazzetto. Altrimenti mi arrivano via via messaggini sul cellulare di vittorie, pareggi, di un po' tutti i ragazzi. Le gare più emozionanti sono quelle a squadra, dove praticamente siamo tutti quanti genitori, tutti a vedere lo stesso incontro e tutti a tifare per lo stesso ragazzo, che poi è della squadra. Mentre quando fanno il singolo, visto un genitore è da una parte perché il suo combatte su un tappeto, un altro guarda l'altro tappeto perché ci sono altri ragazzi. Quella squadra mi emozionano tantissimo. Senti, e tuo marito invece come vive l'esperienza del karate? Lui, meglio di me, lui è quasi un accompagnatore ufficiale in tutte le varie gare, è difficile se ne è persa una. Per quanto riguarda il regolamento, a che punto stiamo? Lì è sempre problematica, perché anche le categorie. Quando te capisci in che categoria è tuo figlio, è cambiato o il peso o l'età, si ricomincia da capo. E per i punteggi nelle gare guarda un po' le bandierine. Cioè non ti piacerebbe metterti karate? No, io organizzo le feste. E ti trovi bene così? Sì, io lascio combattere loro. Per quanto riguarda la scuola, io lo so, è un caso dolente, ne abbiamo già parlato, non vorrei scocciarti oltremodo, ma ormai diciamo che è successo quello che è successo, te con che spirito vivrai questo anno allora, da ripetere? Io spero che lui abbia capito l'importanza che ha la scuola per il suo futuro. Lui, come tutti questi ragazzi, almeno un diploma sarebbe bene che lo prendessero, altrimenti non possono fare niente. Anche se volesse diventare un istruttore, ok, è un diploma gli ci vuole. Poi farà lui della sua vita quello che vuole. Senti, ultima domanda, poi ti lasciamo in pace. Sì. Ce l'hai fatta, poi ti diamo anche un voto. Tre più. No, vabbè, almeno la sufficienza di sicuro. A ottobre, se non sbaglio, ci sono i campionati italiani. Campionato a squadre, fra l'altro, quindi per te un'emozione. Lì ci devo essere. Sì, ci sarai. Quindi. Sì, ci sarò. Tra il tifo sfegatato, quello che c'è da fare si fa, si urla, si perde la voce, ma va bene così. Un pronostico che ti senti di farlo? È vittoria assicurata. No, non si sa mai, comunque è sempre bello, dai.
Comunque la corda la fai spesso? Sì, sì, mi piace. Cioè, più che altro è un babbo di riesce a saltarla. Io ho visto lui che saltava sempre, ho detto vabbè, insegniamo un po' io. E da lì è partito, ogni tanto lo metto lì con la corda. Proprio, anche se magari non mi serve a nulla a me come karatea, però ogni tanto quando salto la corda mi piace. Quindi tuo padre comunque è uno sportivo anche lui? Abbastanza, ora sì. Prima un po' meno. Prima un po' meno, alla decina d'anni anche lui sempre un paio di volte, due o tre volte viene qua in garage. Se ha la sua ora, oretta, oretta e mezzo, sta bene con se stesso. Va bene. Mi segue sempre alle gare. È uno degli accompagnatori, viene con la macchina alle gare. E mi fa piacere questa cosa. Comunque alla fine stiamo insieme, perché se no a parte qua il garage non si fa nulla insieme. Anche lui lavora sempre e c'è una cosa che ci avvicina anche. Senti, ma nel mondo del karate comunque i pesi, la preparazione atletica, ma particolarmente muscolare, come abbiamo visto? Francesco un po' di pesi si li fa fare, in alcuni periodi tipo durante l'inverno, durante l'estate ci fa fare un po' di pesi, anche se non in modo esagerato. Quest'estate siamo stati un po' costretti a farli perché comunque la nostra palestra era chiusa, dovevo fare la preparazione all'aperto e nei pochi periodi in cui ci hanno dato la palestra lì abbiamo fatto un po' di peso. Karateka si prepara anche fisicamente, quindi fuori dal tatami? Sì, sì, assolutamente. E per questo poi si spiega anche i fisici che vediamo in copertina, sì. Perché proprio adesso è uscito Mani Scalpo e Busa, esatto. Sulla copertina Four Man, di sì. Four Man, prossimo sei te. Prossimo sono io. Lo vuoi dire a tutte le fan? Sì, sì. Prossima copertina a mese dicembre sono io. Ieri ho visto Fratè e Massia, sono venuto a Scandicci, hanno fatto un po' la conferenza con i tifosi e sono andato lì. Alla fine li ho presi un po' da parte e gli ho consigliato io un talento croato del 98, ma mi hanno già detto che loro sono già sulle sue tracce e lo prenderanno presto, dice. Beh, c'è il nome a questo punto. Marcel Ken. Forte. Come fai a conoscerlo? Lo conosco perché io ho scavato un po' di talenti così nella rete, ho trovato lui, visto qualche video, è veramente un ragazzo forte, dice lo verrà alla Fiorentina, dice, mi ha detto lui, si vedrà qualche anno. Quindi se non va alla Fiorentina va al Manchester. Sì. Nel corso del tempo noi ti abbiamo visto spesso con Mattia, no? Perché sì, c'è un rapporto particolare. Ce lo descrivi un po'? Cominciò che me lo presentarono il primo giorno del video che capitano della squadra, che un po' all'inizio io stavo dietro a lui, diciamo. Comunque agli inizi non conoscevo molto l'ambito sportivo, come avevo detto. E seguì lui e da lì è iniziata una bella amicizia, diciamo. Ci troviamo spesso perché anche lui è uno di quelli che gli piace allenarsi, come me. L'opposto di Marino, praticamente. Opposto di Marino, Pamparone e opposto di Marino. Uno che non si allena mai e l'altro che... Qua ce l'hai mai visto sempre. Marino allenarsi? Mai, non viene. Non sa che mai ci verrà. Senti, nel karate rispetto a tanti altri sport, oltre ad avere magari il compagno di squadra, no, dello stesso sesso, c'hai anche la possibilità di avere il compagno di squadra donna. Quindi ti chiedo, come vedi il fatto che siete con i due generi, no? Donne, molti, femmine. Molti pensano che magari se c'è una donna uno deve stare attento così, ma io quando tiro una donna tiro, diciamo, quasi come un uomo, perché anche loro alla fine tirano come noi, non si risparmiano. Senti, e quando magari siete in palestra, vi allenate, c'è qualcuna delle ragazze che ti ha messo in difficoltà magari? Messo in difficoltà? No, no. Cioè, non c'è nessuno al mio livello. Però mi piace molto guardarmi quando sono i campionati europei, i campionati del mondo. Lì ci sono veramente video di tutti i grandi campioni. E a me piace molto guardarli, osservarli, vedere come tirano. Veramente una cosa che mi piace. Il mio preferito è Rafael Agaev, da zero. Più che altro mi piace non perché è il più forte, perché lo è, ma non per quello, ma perché anche la sua statura è un po' simile alla mia. È basso e magari si trova spesso a tirare con atleti più alti, riesce comunque a batterli.
e io mi rivedo un po' in lui quando tiro. Per il futuro, l'obiettivo nel karate qual è? Io spero di vincere l'italiana squadra prima di tutto e poi vincere il campionato italiano juniores, perché non ho mai vinto un italiano in singolo. Ho fatto 3 terzi posti e un secondo, ma ancora mi manca la medaglia d'oro e penso che quest'anno sia l'anno buono. Salutiamo Stefano con un in bocca al lupo per i prossimi impegni. Scuola e karate lo terranno impegnato, ma lui di sicuro non è abituato a mollare e non lo farà neanche nella prossima battaglia. Arrivederci alla prossima puntata di Kodokan Fight Club.